Cavaliere Orlandi, lei non ha voluto presentarsi all'Election Day a Verona, lo ha scritto sul suo blog. Ce ne può spiegare i motivi? Innanzitutto perché la definizione Election Day non mi pare così appropriata, perché le elezioni ci saranno, non sappiamo quando, ma non sono certamente adesso. Poi perché che il 2 di dicembre ci sarà una sentenza del Consiglio di Stato che potrà dare un futuro inimmaginabile per il momento. Quindi per rispetto nei confronti del CONI, della FISE, dei commissari, della signora Tallari, ritengo che sia più opportuno in questo momento fare un attimo di silenzio e aspettare gli eventi. Dopodiché sarò disponibilissimo. Perché si candida? Bella domanda. Mi candido prima di tutto perché il momento è veramente estremamente difficile. Credo che se noi procediamo come abbiamo lavorato in questi ultimi anni come federazione non abbiamo nessuna chance di emergere. E ci sono invece delle indicazioni estremamente chiare che se perseguite l'Italia può veramente cambiare pagina. E ritengo che sia mio dovere, visto che ho le visioni molto chiare, mettere a disposizione di tutto il comparto. Cavaliere Orlandi, lei è sicuramente un grande sponsor, ha una grande esperienza in campo equestre, ha fondato il Pony Club Fiorello, Apice, ma soprattutto ha avuto un cavallo che ha vinto i campionati del mondo, quindi sicuramente un curriculum di tutto rispetto in questo campo. Io quando ho cessato di essere cavaliere, ho continuato sempre nella mia opera di fornire da tutto il comparto delle iniziative che potessero migliorare le situazioni e soprattutto ho sempre colmato i punti in cui la federazione non operava. Vedi le guidazioni su pony, vedi l'esaltazione della figura del proprietario che ancora oggi è un elemento basilare per pensare come sviluppo. Quindi mia mentalità che è sempre protesa a produrre, innovare e portare qualche elemento che possa farci crescere. Però mi sono reso conto che per essere veramente incisivi bisogna essere al vertice, altrimenti le opere sono parziali. E per questo allora ho deciso di candidarmi, oltre al fatto che oggi sono nella situazione di potermi dedicare al 100% alla FISE, perché le mie attività le ho passate ai miei figli, ai miei nipoti. Cavaliere, fughiamo ogni dubbio. Lei ha avuto un cavallo che ha vinto i campionati del mondo e l'ha dato ad un cavaliere straniero. Questa potrebbe essere l'unica critica che le viene mossa. Contemporaneamente però, oggi lei ha un cavallo che forse ci potrà condurre alle Olimpiadi. Sì signore, questa per un certo genere di pubblico che è una critica che mi è stata fatta. Però io vorrei sottolineare il fatto che nella mia storia io ho dato circa una trentina di cavalli ai cavalieri italiani. Ho dato cavalli a 20 cavalieri italiani circa. Ho aiutato recentemente dei giovani a diventare dei campioni d'Europa. Hanno vinto con i miei cavalli 5 medaglie importanti. Bene, a un certo punto che ho cercato di avere un top cavallo per un cavaliere italiano. Siamo andati insieme, l'abbiamo scelto. Cavallo che aveva già vinto 4 Gran Premi con il cavaliere Lansing olandese. Cavallo che è stato assegnato. Purtroppo che i risultati non sono venuti. Pertanto il cavallo in un certo senso era un po' perso. E guardandomi poco attorno mi sono rivolto a un amico fraterno da tantissimi anni, che è il signor Nelson Pessoa, il cui figlio io ho visto nascere, per cui che era figlioccio. E ho ritenuto che in quel momento fosse il cavaliere giusto per quel cavallo,
e ti ringrazio ancora, Rodrigo, che è riuscito con la sua capacità a portare calmarsi vertice un cavallo che era anche in difficoltà. Attualmente sono riuscito ad aiutare il signor Bucci a comprare un cavallo in cui lui credeva molto. Il cavallo mi è piaciuto. Oggi, come oggi, che è il cavallo che ha aiutato l'Italia a tornare in Super League, che probabilmente potrà partecipare anche alle Olimpiadi se conquisterà la qualifica. Non mi pare poco tutto questo. Cavaliere, lei è un magnate dell'equitazione, presidente di varie attività come ad esempio Apice o Scuderia Italia, ma è anche proprietario di cavalli e sponsor di cavalieri. Se dovesse diventare presidente, non ravvisa un conflitto di interessi tra le sue attività e il ruolo di presidente? Nel mio animo, no. In realtà qualcuno potrebbe travisare questa sovrapposizione di ruoli. Ritengo però che se io sovrintendessi l'operato dei tecnici, sicuramente ci sarà un conflitto di interessi. Ma se io rispetto il loro ruolo, i tecnici che fanno le loro scelte, io credo che in quel momento di essere solo di aiuto per la declinazione italiana. Però per fugare ogni possibile dubbio da parte o critiche da parte di taluni, prima di tutto vorrei far presente che io ho dei nipoti che stanno crescendo, che avranno bisogno dei miei cavalli, che io spero che prima o dopo si decidano a montarli, perché sarebbe la cosa che mi dà più gioia di tutte. Poi credo che debba essere il Consiglio federale a prendere una decisione dal merito, che dammi delle indicazioni chiare di come io poi dovrò comportarmi, che io mi metto totalmente alla sua disposizione. Poniamo il caso, cavaliere, che lei diventi presidente. Il suo cavallo nel frattempo va alle qualifiche per le Olimpiadi. Ecco, per rispondere alle eventuali critiche che le dovessero essere mosse, a questo punto come si comporterebbe? Lo ritirerebbe? Lo venderebbe? Ci parla già come se fosse presidente? Sì, una bella domanda questa. Perché? La vista alla destra, la vista alla sinistra. Stando a quelli che criticano, che signori che criticano, boh, io ho tue varie scelte. Venderlo, ritirarlo, non farlo partecipare, eccetera. Che è un insulto nei confronti dell'etica e del rispetto del mio cavaliere, che peraltro è anche il socio, non dimentichiamo. Dal punto di vista invece della bandiera italiana, credo che il mio cavallo sarà a totale disposizione perché i tecnici facciano le loro scelte, a prescindere da qualsiasi pressione che non deve esserci dall'alto. Cavaliere, com'è il suo rapporto con le regioni e con la base, ovvero con i centri ippici che in questo momento sono quelli che soffrono di più? Allora, nella mia campagna io ho scelto di visitare l'Italia più volte alcuni mesi fa, perché con il sistema elettorale che leva le deleghe, tranne una, vuol dire che tutta la base che è invitata a votare, che esprime il proprio parere. Allora ritengo che sia doveroso da parte dei candidati avvicinare la base per spiegare i propri concetti. Le mie visite sono state estremamente interessanti, perché mi sono reso conto, diviso, che ogni regione ha un problema diverso, ogni regione va affrontata in un modo diverso, con delle regole diverse, con dei sistemi diversi. E una cosa che è la palissiana, l'equitazione italiana può crescere se la base cresce. La base vuol dire centri ippici, vuol dire regioni, che io chiederò la massima collaborazione da parte dei presidenti regionali per poter realizzare insieme le mie idee, che
desidera che ci sia come spirito molto nuovo, dove c'è rispetto, dove c'è messa da parte ogni principio di conflittualità, ma ci sia solo un concetto di costruire insieme il futuro. Il suo intento, cavaliere, se non vado errata, è quello di cooperare con i comitati regionali e quindi di proteggere i centri ippici. Non solo proteggerli, ma devo aiutarli in tutti i modi a crescere. Che ci sono vari aspetti, quello tecnico, organizzativo, fiscale, dove hanno bisogno di aiuti. Che i comitati regionali avranno l'obbligo di avere una persona dedicata ai rapporti con i centri ippici, per essere vicini a loro, che affrontare dialetticamente tutte le varie problematiche e poi regolarmente seguirli per vedere che ci sia una crescita da parte di questi. Allora l'Italia può crescere. Cavaliere, addentriamoci un po' più a fondo nell'argomento fiscalità, che è sempre più delicato. La fiscalità ci ha messo in croce, perché senza nessun preavviso ci sono arrivati dopo i fatti di Cortina, che hanno preso il nostro settore come il settore da penetrare maggiormente, che hanno voluto applicare delle regole non chiare, per cui ogni regione ha delle verifiche diverse. Alla fine mi sono reso conto che non c'è possibilità di dialogo con l'Agenzia delle Entrate, ma dobbiamo andare direttamente al Ministero delle Finanze per trovare delle soluzioni che siano, io dico, oneste nei confronti dell'utente. Con oneste intendo dire che siano chiare, che siano perseguibili, che quindi invitare tutto il comparto a mettersi in regola. Cavaliere, ci può tracciare i punti salienti del suo programma? Con molto piacere. La situazione generale è di straordinaria importanza, che ha delle origini negli anni passati, che se non troviamo delle soluzioni in una strategia molto chiara, semplice e pratica, noi non abbiamo chance. Io mi faccio dalle origini, quando noi avevamo delle scuole di equitazione che ci hanno formato, che ci hanno dato una chiara indicazione tecnica. Tutto questo l'abbiamo perso negli anni. Allora, che il mio punto chiave si basa sul ritrovare le nostre radici come insegnamento tecnico, per renderlo unico, che è chiaro, semplice, che in maniera tale che tutti gli istruttori si possano attenere a questi principi. Noi dobbiamo formare in continuazione cavalli e cavalieri. Questo è il nostro obiettivo. Allora, come fare per fare questo? Bene, sistema unico di insegnamento. Noi dobbiamo puntare sui giovani, che devono essere formati in una maniera uniforme e impeccabile, perché l'equitazione moderna è un'equitazione basata sulla perfezione. Quindi, per far questo, noi abbiamo bisogno di far sì che tutti i tecnici seguano delle indicazioni precise, sistema unico di insegnamento. Tramite che cosa? Tramite la fondazione di un'accademia dove vengono formati tutti i quadri tecnici in maniera uniforme, e tramite un sistema piramide che fa scendere dal vertice, dalla base, tutto questo insegnamento. Questi sono i punti forti che ritengo che, se non perseguiti, per l'Italia non c'è chance. Cavaliere, facciamo un po' gli avvocati del diavolo. Tra le critiche che potrebbero essergli mosse, c'è questa amicizia, questa vicinanza con Lupinetti e Brunetti, rispettivamente rappresentanti della regione Lombardia e del Lazio. Ecco, eventualmente lei come risponde, nel caso in cui diventasse presidente, a queste critiche che potrebbero essergli mosse? Anzitutto vorrei precisare che la vicinanza non è solo con Uberto, che è con Beppe Brunetti,
ma ce ne sono altri. Criera, per esempio, Massimo Petacci, per esempio, ed altri. Questo perché c'è, con rispetto, che devo dire anche che punto forte del mio programma, che è il concetto di meritocrazia, che io ho bisogno di avere vicino a me persone meritocratiche. Ritengo che Cuberto e Beppe siano due persone molto esperte, molto capaci, che hanno dietro da loro un background che è molto importante. Quindi sarei stupido se non ne approfittassi di queste loro capacità. Le vere critiche però diranno che lei si farà gestire da loro. Ma io credo che chi mi ascolta capisca di che pasta sono fatto, che ho delle idee precise in testa da perseguire, per cui io chiedo collaborazione e aiuto dalle persone esperte, ma le idee sono le mie, perché è là che voglio arrivare. Cavaliere, la chiamo già presidente e le chiedo come pensa di risolvere il problema dei 9 milioni e mezzo di buco nel bilancio. Ma lei mi insegna che per pagare un debito ci sono vari modi. Si può chiedere prestito dalle banche, se le banche danno fiducia alla federazione, oppure può essere il CONI che chiede un prestito dalle banche, che trattiene dai contributi che ci dà annualmente un milione all'anno, che quindi ripiana il debito. Ci possono essere 4-5 formule diverse, però non sta a me decidere come, perché immagino che il commissario mi darà delle indicazioni precise su come comportarmi per ripianare il debito, che io mi devo contenere. Pertanto, se il debito lo pagassero gli associati, di fatto lo pagheranno gli associati, non le sembra una contraddizione in termini? Come si fanno ad abbattere i costi dell'equitazione in questo caso? Come si farebbe? Sono due cose ben distinte. Ammesso, non lo so assolutamente, che siano gli associati da pagarli una tantum. Dopodiché si riparte con un bilancio privo di debiti. A quel punto nulla vieta che si possa ridurre costi e di conseguenza tante tasse. E quindi le due strade sono scisse una dalle altre. Cavaliere, eccetto il signor Galeazzi, gli altri candidati non dicono, non hanno dichiarato chi sarebbero i loro consiglieri, chi sono i loro consiglieri. Lei invece questa scelta l'ha fatta in maniera anche molto trasparente, molto chiara. Ecco, ci spiega la sua posizione. Vedo che io ho voluto avere vicino a me persone capaci, che hanno una carriera brillante davanti, che possono darmi un contributo specifico in base alla loro professionalità. La signora Mazzocchi, che è la proprietaria dell'editoriale Tomus, si occuperà particolarmente delle comunicazioni, quindi meglio di lei. Per quello che concerne l'allevamento, ho pensato a una figura come il signor Domenico Merlano, che è un allevatore farato di passione. Poi c'è la figura molto importante dell'ippogenitore, che allora ho pensato alla signora Cozzi, moglie dell'onorevole Cozzi, che fa l'altro, che è molto esperta anche di marketing, eccetera. Che come quarto ho pensato all'amico Carraro, che è un imprenditore, che è cavaliere, dilettante di primissimo piano, al quale vorrei affidare la responsabilità delle spende review. Questi sono i quattro primi che io ho comunicato. Perché li ho comunicati? Perché la base continua a chiedermi ma chi sono i suoi consiglieri. Allora lo volevo far capire il tipo di consigliere che io voglio avere vicino, cioè persone che in base alle loro grandi esperienze mi aiutano a svolgere il mio lavoro. Ultima domanda, anche forse la più difficile. Durante l'intervista agli altri candidati c'è anche stato chi ha sostenuto che alla fine bisognerà fare un accordo tra gli ultimi due contendenti. Lei come si pone in questa questione? Ma anzitutto non capisco il principio di dover fare un accordo. Ma al di là di questo, ritengo che
6 candidati che hanno delle idee chiave in testa, che per quello che mi concerne ho constatato che sono diverse le une dalle altre. Com'è possibile che all'ultimo momento queste idee si frullano insieme che diventano uniche? Trovo che è una roba aberrante, che è esclusa. Grazie Cavaliere Orlandi, in bocca al lupo. Grazie a lei per l'aiuto, grazie.